Allora, siamo qui all'Host di Milano con la FIP appunto per presentare dei prodotti e quindi delle innovazioni che possono essere anche interessanti da proporre poi all'interno delle nostre attività e anche poi da portare fuori, e quindi un qualcosa un po' di diverso. Qui abbiamo realizzato, tramite appunto lo sviluppo con i nostri associati e anche poi con altre aziende di cui faccio parte, questa è una mosca, è un qualcosa, è un insetto che di solito è sempre un po' bistrattato, però abbiamo voluto essere anche un po' provocatori da questo punto di vista e realizzare questa mosca in cialda. Quindi non abbiamo né zucchero né cioccolato, ma un prodotto completamente diverso e alternativo. Questa cialda è realizzata con prodotti molto semplici, quindi ci sono delle farine, dei burri e degli zuccheri, che poi viene ricavata e viene cotta al microonde, quindi è di facilissima realizzazione e possiamo sbizzarrirci poi anche con le forme, quindi poi anche i bambini potranno poi giocare con questo tipo di impasto e poter realizzare a proprio piacere poi anche dei soggetti molto belli. Potranno poi essere fatte sia in zucchero che anche in cioccolato o in qualsiasi altro prodotto comunque commestibile. Quindi anche questo è un po' la nostra filosofia della FIP, di portare innovazione, di cercare sempre un qualcosa di diverso nel poterci distinguere e cercare in modo che anche le aziende vengano a noi per avere un supporto tecnico e anche un supporto dal punto di vista del marketing e di quelle cose che non ci sono e non si trovano nel mercato. Faccio prima un progetto con tutti i pezzi in carta o delle formine in metallo, sempre che mi faccio io. Poi stendo la pasta frolla, se devo fare delle righe, dei decori li faccio, taglio tutti i pezzi appoggiando la carta, i cartamodelli sulla pasta, poi decoro finestre, mica finestre, mandorle, eccetera, passo in forno. Uscita dal forno, quando tutto è solido, niente, lo monto come fosse un modellino. Sì, tu ce lo dici con molta semplicità, però a vedere questo lavoro, ma a vedere anche il Duomo di Milano che hai realizzato, non è tanto semplice, ci vuole tante ore di lavoro, tanta passione, ma dove trovi tutta questa passione? Non so, è una cosa che mi è sempre piaciuta e mi piace mettermi alla prova, per cui non so, poi oso sempre di più e devo dire che i risultati sono sempre al di sopra delle mie aspettative, questo è molto bello.